Amici di Sportface, un saluto da Lorenzo Ercoli. Oggi, giornata inaugurale delle Next Gen ATP Finals, qui da Milano proverò in questi giorni a raccontarvi le emozioni e gli aneddoti del torneo, farò poi lo stesso la settimana prossima da Torino, dove andranno in scena le Nitto ATP Finals. Oggi, martedì 9 novembre, si parte alle ore 14, primo match del torneo, Brandon Nakashima e Juan Manuel Cerundolo nel gruppo A, a seguire non prima delle 15, Carlos Alcaraz contro Holger Rune, questo forse uno dei match più attesi, quello tra i due classe 2003. La sessione serale invece partirà alle ore 19.30, si partirà con la sfida tra Sebastian Korda ed Hugo Gaston e poi sarà il turno del nostro Lorenzo Musetti contro l'argentino Sebastian Baez. In attesa dei primi match, l'appuntamento di oggi è invece dedicato al regolamento, sin dalla prima edizione, aspetto che cattura l'attenzione di appassionati ed addetti ai lavori. Quest'anno però le novità sono state annunciate un po' all'ultimo e non sono particolarmente sconvolgenti. Andiamo però a fare un po' un ripasso delle vecchie regole e parliamo anche di quelle nuove. Vi darò un giudizio personale maturato anche dalle edizioni passate della rassegna. E penso che sarà interessante poi fare un aggiornamento a fine torneo per vedere se qualche opinione sarà cambiata. Partire dal format del punteggio in questo caso è un obbligo, confermati i match al meglio dei 5 set con set al 4, tiebreak sul 3 pari e punto decisivo sul 40 pari. Una formula di punteggio che per le Next Gen Finals si è rivelata in questi anni vincenti perché i match scorrono velocemente. Un break può decidere la frazione, quindi si giocano sempre tanti punti importanti, anche ogni parità diventa decisiva, quindi per lo spettatore in questa settimana diventa molto interessante assistere ai match, lo è forse meno dal lato dei giocatori, o meglio, lo è durante la settimana del torneo milanese perché è qualcosa di nuovo, dà nuovi stimoli, come poi anche Lorenzo Musetti ha detto un paio di giorni fa. Però è una formula nel circuito maggiore inattuabile, il punto secco rende tutto troppo casuale e anche i set brevi appiattiscono un po' il divario tra i giocatori e questo alla lunga poi andrebbe a falsare eventualmente tutto ciò che è stato in passato questo sport. Andando a dare un'occhiata alle altre regole confermate, alcune di queste sono già diventate d'uso comune nel tour, penso al giudice di linea elettronico, vedo lo short clock, la video review e anche l'autonomia nella gestione dell'asciugamano dei giocatori, quest'ultima regola forse nelle passate edizioni non troppo apprezzate, ricordo per esempio Tsitsipas nel 2018, però poi diventata d'obbligo con la pandemia. Mentre una delle regole già presenti che invece non è ancora stata adottata è quella del movimento libero degli spettatori e questa è una regola che va molto a discrezione dei giocatori, quindi da fuori è difficile dare un'opinione. Alcuni hanno detto che per loro risulta quasi indifferente giocare con il pubblico che può muoversi, per altri è un grande fastidio. Ciò che personalmente ho notato è che nonostante la libertà di questi anni c'è poi sempre stato grande rispetto del pubblico che naturalmente ha sfruttato questa regola per essere più flessibile negli spostamenti, ma non ne ha mai abusato. Chiudiamo con le 5 novità introdotte per l'edizione 2021. Il riscaldamento viene ridotto da 4 minuti ad 1 minuto. Per i giocatori non sarà un problema, ma il tempo risparmiato alla fine è minimo ed in ottica futura credo che un riscaldamento così breve paradossalmente rovini anche un po' il pathos pre-match. Delle telecamere sulla rete non credo ci sia bisogno di parlare. 3 minuti per il toilet break più 2 per il change of attire. Il cronometro scorrerà e questo sicuramente aiuterà a dare un'uniformità di giudizio al giudice di sedia durante queste pause. Forse per i giocatori diventerà tutto un po' frenetico. Vedremo come sarà l'impatto questa settimana. Medical timeout ridotto ad 1 per match e personalmente non credo sia questo il banco di prova ideale, perché il punteggio è differente, la gestione della settimana e della tensione degli atleti è diversa e soprattutto perché spesso in queste situazioni ogni casistica è a sé. Infine, il coaching direttamente da bordo campo, niente più cuffie, scelta a mio avviso sensata perché le conversazioni in cuffia erano più di facciata che altro, Alcaraz e Musetti si sono subito schierati a favore, nel circuito femminile la sperimentazione è iniziata nella stagione 2020 ed è qualcosa che da casa non si è neanche notato così troppo. Poi anche qui entra in gioco la soggettività perché c'è chi ritiene che sia lecito per gli atleti ricevere indicazioni dal tecnico
come avviene in altri sport, c'è chi invece sostiene che sia parte del lavoro del tennista quello di avere la forza di ribaltare situazioni sfavorevoli in autonomia. Questa comunque alla fine è la novità che personalmente mi interessa di più, credo sia così un po' per tutti, e per questo attendo di raccogliere anche i primi pareri dei giocatori che da oggi giocheranno con queste regole. Infatti, detto questo, a breve inizierà la sfida tra Nakashima e Cerundolo a Milano, è tutto pronto per l'azione.